Ciao, sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video dove abbiamo recensito insieme e testato dal vivo con la realizzazione di due make up look, uno perfetto per il giorno, uno pensato per la sera o per il Natale, nonché quello che sto indossando, la Extra Spice Palette di Makeup Revolution. E oggi andiamo a fare due look semplici e veloci, uno per il giorno e uno per la sera, usando la seconda palette occhi uscita di casa Makeup Revolution e firmata dalla famosa youtuber Sophie. La palette si chiama Extra Spice, queste sono le tonalità molto intriganti, perfette soprattutto per il periodo autunnale, e andiamo a divertirci con lei. Con un pennello largo prendo un po' del giallo che si chiama Vitamin C, porto sopra la mia palette. Il giallo è uno dei colori più difficili da creare nei laboratori cosmetici poiché è un pigmento debole, passatemi il termine. Questo sembra abbastanza pigmentato. Io avevo messo un po' di correttore, quindi non una base occhi specifica sotto. L'ho anche fissato con un tocco di cipria, quindi la coprenza sarà decisamente smorzata. A questo punto prendo questo arancio un po' più scuro, sempre con lo stesso pennello. Tolgo un po' gli eccessi poiché le palette Makeup Revolution sono molto pigmentate per quanto concerne soprattutto i colori opachi, però tendono a fare un po' di fallout, quindi dovete stare attente ad avere l'accortezza di rimuovere gli eccessi sbattendo il pennello una volta andato a prelevare il prodotto. Comunque vedete che la pigmentazione è davvero ottima. Con un pennello leggermente più piccolo vado a riprendere lo stesso arancio di punta e vado a fare una bordatura anche alla rima esterna del mio occhio. Con lo stesso pennello, ancora sporco, riprendo il giallo opaco, porto all'interno del dotto lacrimale, tanto porto un po' del giallo anche sotto, e a questo punto io voglio giocare anche un po' con il rosso che si chiama Infinity per vedere se è pigmentato o no. Quindi lo vado a prendere con lo stesso pennello con cui ho applicato gli altri ombretti, che è una sorta di pennello a penna ma un pochino più allungato e cicciotto, e vado a posizionarlo sulla piega del mio occhio e lungo la V. Devo dire che comunque nel complesso abbiamo un buon rilascio colore sulla piega, che una volta sfumato vedete che non svanisce, rimane bello evidente, mi piace. So già che sarete molto preoccupate nel pensare: se questo Ambra è un trucco da giorno, voglio vedere il tuo trucco da sera. Ora starete ben immaginando che voglio utilizzare un colore luminoso per la palpebra mobile. Sono molto indecisa se usare questo color cranberry che mi piace moltissimo, LA Sun, questo color sole appunto giallo. Abbiamo comunque pochi colori shimmer in questa palette. Questo è Infinity, quindi un argento freddo. Aurora, che mi sembra davvero poco scrivente, è un verde oliva. E Dreams, che è uno dei colori sinceramente che ci starebbe meglio ma che non voglio usare, usiamo il cranberry. Mi aiuto con un tocco di correttore, è il Conceal and Fine sempre di Makeup Revolution. Questa è la colorazione C6 e ne picchietto un pochino qua al centro del mio occhio. Questa tipologia di make up tendenzialmente mi sta molto male perché ho gli occhi asimmetrici, però chi se ne frega. Lo stempero con le dita poiché non ho un pennellino a portata di mano, e con un pennellino appena pulito vado a prendere il color Romance, che è un color lampone o fragola, e lo vado ad appoggiare sulla palpebra per testarlo in diretta insieme a voi. Sto notando che ha tante difficoltà di stesura, quindi non è sicuramente un ombretto shimmer Huda Beauty o Anastasia Beverly Hills. La polvere è un po' difficile da stendere, quasi pastosa, diciamo così, passatemi il termine. Provo con il dito a lavorarlo per creare un po' meno spessore e aiutarmi con le dita. Proviamo nell'altro occhio. Sì, decisamente un'altra resa, con le dita si riesce a distribuire meglio il colore e avere anche una buona pigmentazione. Ovviamente mi sono aiutata con la base grassa precedentemente applicata. Non so come possa essere il risultato questo ombretto senza l'aiuto di una base sotto. Nel caso abbiate un matitone anche low cost, ad esempio di Astra, tono su tono, sicuramente gli ombretti shimmer sono molto performanti. Volevo un marrone scuro ma non troppo, quindi non c'è, faccio un mix tra cheesecake e brownie e lavoro nella piega giusto per scurire un pochettino
praticamente questo effetto un po' più tridimensionale del mio trucco. Vedo che intanto il giallo all'interno dell'occhio si è leggermente andato a perdere. In questa palette abbiamo una sorta di nero barra grigio fumo, eccola qua, però non abbiamo un colore opaco per creare il punto luce sotto all'arcata. Ed ecco il primo look finito, mi piace molto, il giallo è andato un pochino a perdersi. Il consiglio che vi do per enfatizzare al meglio i pochi colori shimmer presenti all'interno di questa palette è di usare una base grassa al di sotto. Stesso consiglio mi sento di darlo anche per gli opachi, che comunque ho trovato molto più scriventi e pigmentati, ma che dopo diverse ore che li andate a indossare potrebbero andare a perdersi. Bene, ora mi strucco e vado a comporre un look serale. Per questo secondo look serale ho indossato il rossetto rosso e sono molto attratta dall'uso di questi due colori insieme. Questo che è un nero molto particolare perché io vedo dentro del verde sovrapposto a questo verde oliva. Parto sempre con il giallo, vitamina C insomma, che è il colore che mi ha intrigato più di tutti. Parto sempre sulla piega in modo veloce per creare uno smokey scomposto. In questo caso ho applicato una base occhi senza settarla con la cipria. Poi a questo punto però io prendo anche un tocco di Lakes, questo marrone che definirei color fango, e vado un pochino a stemperare e spegnere la piega. Vedo che questo si sfuma già peggio rispetto agli altri opachi. Sto usando anche il solito pennello proprio perché voglio darvi una visione completa e diciamo poco professionale di questa palette. La sto utilizzando come ognuna di voi, magari con pochi pennelli, può fare a casa. E continuo con la mia ombreggiatura in questo modo, aiutandomi con questo pennellino che è già angolato. La sovrapposizione di questi due colori, che è stata del tutto casuale, mi sta piacendo parecchio, direi. Me la immagino su occhi verdi, penso sia la morte sua. Sto per fare una cosa di cui sono certa mi pentirò all'istante, ovvero usare questo ombretto che è Everyday, che è un perlato ma tortora, per creare un punto luce sotto all'arcata. So che me ne pentirò immediatamente. Vediamo, vediamo, vediamo. No, abbastanza naturale, ed è un periodo in cui mi piace moltissimo portare la bordatura del make-up altissima. Sì, comunque, se vedete volare una mosca, è la mia mosca, la sto tenendo qua dentro con me al calduccio. Avevamo un patto, ovvero quello di non volarmi davanti mentre facevo i video, non lo sta rispettando, ma ho promesso che non la ucciderò. Vi dirò anche di più, mi è anche quasi passata la voglia di usare questo nero, che secondo me è un verde. Cioè, voi come lo vedete? Nero verde. Secondo me è un verde scurissimo. Poi faccio così e mi sembra nero, non ci capisco. Il mix di questi due colori, ragazze, del giallo, Vitamin C e Lakes, è bellissimo, soprattutto per Natale. Guardate che transition, è una transition molto natalizia. Andiamo a prendere Reputation, reputazione, che dopo questo make-up si andrà a distruggere, e lo vado a picchiettare. Vedete che è un nero? Su tutta la palpebra, con un pennello morbido, anch'esso da sfumatura, non a lingua di gatto. Ho paura del fallout e lo porto quasi fino all'angolo interno del mio occhio. Lo sfumo un pochino. Lo facevo meno pigmentato, se devo essere onesta. Fa parecchio fallout questo colore scuro, quindi attentissime. Però mi piace, dai, pensavo peggio, sinceramente. Un pochino a macchie si sta distribuendo, ma questo sono anch'io che sto andando un po' così alla veloce. Prima di sfumare, vado con questa parte di questo pennello a prendere il verde oliva, che ho preannunciato, secondo me non scriverà nulla, ma vediamo se sarà vero. Ma posso farlo anche con le dita, in realtà, che forse è meglio, senza usare un correttore sopra. Ora, se voi metteste qua un tocco di correttore, andate a schiarire tutta la base, però io non lo voglio fare. Ecco, voglio farvi vedere la resa effettiva della palette, e vado a lavorare, e contrariamente a quanto pensavo, in realtà sta scrivendo al di sopra delle mie aspettative, quindi non male. Poi ovviamente, avessi usato una base anche nera, questo colore sarebbe risaltato molto di più. Questi ombretti non hanno la texture giusta da essere presi, prelevati, insomma, con le mani. Buon Natale, ragazze! Buon Natale! Oh! Troppo natalizio questo make-up. Ciao, sono Ambra e oggi ho fatto per voi un trucco di Natale ispirato all'albero di Natale. Dai, ragazze, seriamente non pensavo venisse così tanto natalizio. Direi di andare a continuare usando Everyday. Questo colore shimmer, giusto un tocco. Ehi, sta
sta scrivendo, sta stupendo la resa di questa palette. Ho già per esperienza, perché ho già acquistato, ho provato questo brand, che gli opachi durano abbastanza su di me. Gli shimmer un po' meno, ma vi ripeto, per il costo che hanno non è un problema. Io continuo a comprarle queste palette, ne vado fierissima. Arrotondo leggermente i bordi del mio make-up. Prendo Infinity, che è un azzurro invece. Lo porto qua, un pennellino a penna un po' più grande. Prendo l'AX, che è un bellissimo colore. Creo una sfumatura sotto alla rima ciliare inferiore. E a questo punto prendo LA Sun, il sole di Los Angeles, e vado giusto qua. Si vede qualcosa? A little bit. Con un blending brush vado a sfumare. Ed ecco anche il look serale barra natalizio finito. Allora, un parere complessivo su questa palette, di cui avete visto all'opera davvero diversi ombretti. Vi consiglio di acquistarla nel caso non l'abbiate già fatto? Sì, assolutamente. Già di per sé Makeup Revolution è un brand che a me piace tendenzialmente molto, soprattutto in relazione al prezzo dei propri prodotti. È altresì un brand che sta lavorando e investendo moltissimo su se stesso, e lo dimostra anche la creazione di varie linee make up. In particolare la collaborazione con questa youtuber ha davvero fatto uscire dei prodotti fantastici. Questa palette è straordinaria sia per combinazione colori, ma perché no anche per la resa, la performance dei colori. Ovviamente per avere una resa ottimale degli stessi dovete applicare quei piccoli trucchetti che vi ho svelato nel corso del video, ma che sicuramente sapete anche da sole. Quindi applicare i colori con l'aiuto di un primer o comunque di una base grassa senza andarla a settare, per enfatizzare al meglio i colori, farli durare anche di più. Lavorare con le dita magari gli shimmer qualora non si attacchino bene o risultino troppo spessi sulla palpebra. Polverare il pennello una volta prelevato il colore dalla cialda, perché sì, purtroppo fanno un po' di fallout. Possono farlo non solo sulla cialdina ma anche sull'alto zigomo. In questo caso io ho usato la precauzione di fare la barriera con la polvere, quindi con una cipria in polvere libera o compatta. Soprattutto per quanto riguarda gli opachi, devo dire che sono strascriventi, si sfumano veramente in modo molto facile. Alcuni di essi avete notato anche insieme a me che sono andati un pochino a perdersi nel momento stesso in cui però ho realizzato il primo trucco, dove avevo settato la base, quindi il colore opaco preso da questa palette aveva meno aderenza perché andava a scivolare sulla polvere, sulla cipria che avevo usato al di sopra del correttore. La gamma colori è incredibile, anche la quantità ombretti se paragonata al prezzo è straconsigliata. Per me è un grosso sì, spero di avervi aiutato con questa recensione lampo. Fatemi sapere quale dei due look vi è piaciuto di più. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia mentre ho testato dal vivo con la realizzazione di due look questa palette in questa giornata uggiosa dove c'è poco da fare. Come al solito, il mio augurio nei vostri confronti è sempre l'unico e il più importante: non scordate di starmi bene.